Allora, eccoci qua nuovamente, una buona serata a tutti i telespettatori. Allora, torniamo indietro agli anni 30 e andiamo in Spagna per occuparci della guerra civile di Spagna, come è nata l'ascesa al potere di Francisco Franco e quello poi che è successo all'interno del paese. Una guerra civile, ricordiamo, sanguinosissima. Ne parleremo assieme agli ospiti e torno a presentarli ai telespettatori che abbiamo con noi, il professor Patrizio Zanella. Nuovamente buonasera, Di professor nuovo, Zanella. buonasera ai telespettatori. Buonasera al professor Enrico Acciai, buonasera anche a lei e Buonasera. buonasera al professor Stefano Lucconi. Allora, Di nuovo, buonasera. buonasera, buonasera, buonasera a lei. Allora, hermano, sono gli anni 30, qual è la situazione della Spagna in quegli anni? Allora, è passata da un regno a una repubblica. Il re si dimette e quindi si fanno le elezioni e qui avremo modo di vedere la tipologia delle elezioni e quindi nasce un problema di come gestire una situazione non solo politica, non è soltanto politica. La Spagna in quel momento ha una situazione socio-economica estremamente complessa e difficile, cioè siamo ancora in un periodo medioevale, se dobbiamo dare un connotato, diciamo, generale, dove lo sfruttamento della persona è estremamente elevato. Non esistono ancora industrie, non c'è ancora produzione di nessun tipo e quindi diciamo che rispetto alle economie degli altri paesi europei la Spagna è molto arretrata. Qual è l'origine di questa arretratezza? Il mantenimento di una società legata a una religione che è legata a una nobiltà e un reciproco supporto, dimenticando totalmente la popolazione. La popolazione viene sfruttata e non viene aiutata e questo è uno dei motivi per cui la sensibilità di fronte a un cambiamento è notevole. Tutti sperano di avere qualcosa di più, di poter vivere dignitosamente, ma non solo, diciamo, gli strati più poveri, che sono circa il 50%, siamo a livello di miseria e di morte, di fame, ma soprattutto anche il ceto medio non è convinto della gestione politica. E qui naturalmente si infiltrano tutta una serie di proposte, diciamo, di soluzioni politiche che vanno naturalmente dal bolscevismo al comunismo, al socialismo, poi successivamente al nazionalismo e qui nascerà il grande conflitto. Il conflitto però, diciamo, torniamo sempre alla vecchia proposta, cui prodest, a chi giova questo conflitto? E questa è diciamo, la traccia che noi cercheremo di condurre questa sera nel cercare di capire una delle guerre più significative dell'epoca, perché è una guerra che anticipa di pochi mesi, la Seconda Guerra Mondiale ed è una prova sul campo delle potenze dell'epoca e della politica delle grandi potenze dell'epoca, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, che non sono coinvolte, ma in realtà questo non coinvolgimento non le assolve dalla responsabilità. In questo senso io partirei col primo contributo, così vediamo un attimo di presentare questa storia che ormai non se ne parla più, invece è molto importante perché per certi aspetti rispecchia la storia attuale, la conflittualità che c'è oggi. Andiamo. Ottant'anni fa si chiudeva la guerra civile spagnola, quella che si ricorda come la prova generale della seconda guerra mondiale, non fu che un lungo e sanguinoso conflitto fratricida fra nazionalisti e repubblicani, cioè tra il fronte popolare, un agglomerato di litigiosi partiti di sinistra, e il fronte nazionale. I repubblicani si qualificavano come atei, antimilitaristi, marxisti. I nazionalisti erano tendenzialmente monarchici, reazionari e di ispirazione fascista.
A capo delle forze della sedizione contro la Repubblica di Madrid, il generale Francisco Franco stentò ad imporsi, visto che il potenziale industriale del paese rimase a lungo in mani repubblicane. In suo soccorso giunsero però Hitler e Mussolini, che sperimentarono sul campo i criteri della guerra moderna, con tanto di bombardamenti aerei sui civili. Franco rimase a lungo un dittatore astuto ma insulso, incapace di estrarre il paese da una crisi economica endemica. Il ritorno alla democrazia in Spagna avvenne solo dopo la morte del dittatore alla fine degli anni 70. Non senza polemiche, la Spagna esumerà il 10 giugno la salma di Francisco Franco, che sarà trasferita dal mausoleo del Valle de los Caídos al cimitero di El Pardo a Madrid. Agli inizi del secolo, la Spagna era un paese fermo nel tempo, dove squilibri sociali e ingiustizie profonde caratterizzavano la vita del paese. Una casta di padroni e di feudatari controllava i tre quarti della ricchezza del paese. Il popolo conosceva solo miseria e disperazione. Sistemi di lavoro arcaici e primitivi rendevano dura e stentata la vita delle classi povere. Metà della popolazione era analfabeta e travagliata da una fame cronica. Le malattie e le carestie tenevano il campo. Il sopruso era elevato a sistema di governo. Il controllo del paese era nelle mani dell'aristocrazia latifondista, che disponeva di ricchezze immense e le sperperava nel lusso più fastoso. Era un ceto arido, inutile e corrotto, violento per tradizione secolare, tirannico per intima convinzione. Nel 1931 era stata proclamata la Repubblica, dopo che l'ultimo dei Borboni, re Alfonso XIII, aveva lasciato il trono. Ma niente in Spagna era cambiato. 30.000 detenuti politici affollavano le prigioni. La brutalità della Guardia Civile dava alla casta padronale potere di vita e di morte sulle classi subalterne. Fin dai suoi primi anni di vita, la Repubblica Spagnola deve affrontare numerose difficoltà. Nell'ottobre del 1934 una coalizione di destra schiaccia il Movimento Popolare delle Asturie con l'appoggio della Legione Straniera e delle truppe coloniali. I partiti di destra mantengono il potere fino al termine della legislatura, sottoponendo la Spagna a un regime autoritario. Febbraio 1936, elezioni politiche. Per la prima volta anche le donne partecipano alla campagna elettorale e votano numerose. I partiti di opposizione, raggruppati nello schieramento del Fronte Popolare, conseguono una vittoria schiacciante. 236 deputati alle Cortes contro i 200 per i partiti della destra e del centro. Ecco Largo Caballero, leader del Partito Socialista, durante una manifestazione che saluta la vittoria del Fronte Popolare. Viene costituito un nuovo governo, realizzazione di una riforma agraria che spezzi i rapporti di proprietà di natura feudale ancora esistenti nelle campagne. Elaborazione di una legislazione sociale. Istituzione di 10.000 nuove scuole. Lotta contro la disoccupazione. Riforma della giustizia. Amnistia. Riconoscimento dei diritti nazionali dei baschi e dei catalani. Aprile 1936. Davanti al presidente Azaña, ufficiali e soldati prestano giuramento alla Repubblica. Tra gli altri i generali Mola e Queipo de Llano, più tardi tra i promotori del movimento antirepubblicano. Eccoci qua. Ecco, come mai una Spagna che ha colonizzato tutta l'America e ne ha tratto grandi guadagni si trova in una situazione socio-economica a questo livello, professore? Beh, come ha accennato nell'introduzione, va ricordato come l'arretratezza di un paese come la Spagna, di 20-25 milioni di abitanti, fosse cronica, endemica. È stato il paese in Europa che meno di tutti gli altri ha vissuto le conseguenze della rivoluzione industriale. È stato il paese che meno è stato permeato anche dalla ideologia o dalla rivoluzione di ottobre, per cui una certa forma di libero pensiero e di insurrezione rivoluzionaria non aveva per nulla scalfito o non era ancora entrata nelle leadership del paese.
E tutto questo rendeva la Spagna un paese appunto ancora bloccato, ancorato a sistemi di una politica povera legata all'Ottocento. Ecco, si potrebbe dire che è un paese ancora in difficoltà, arretrato, dove aumentano e vengono difesi i privilegi dei latifondisti, i campesinos, i contadini sono costretti sempre più a vivere in una situazione di estrema povertà, le corporazioni altrettanto non rinunciano a nessun cedimento di una condivisione sociale, anche di una politica, e la monarchia parteggia per quello che è uno status quo. Ecco, possiamo sintetizzare così alla vigilia, ma poi sarebbe interessante capire anche negli anni 20, ma arrivare a ridosso degli anni che precedono l'alzamento, ovvero l'insurrezione appunto del 18 luglio, ci porta a ricordare anche la difficoltà, gli errori che fece il Fronte Popolare nel 34, quando, e anche nel 36, diciamo, quando riuscì a ottenere la maggioranza. Parliamo di una Spagna che era comunque divisa, perché alle elezioni appunto del 36, del febbraio del 36, abbiamo una Spagna che ha 4.700.000 voti per il Fronte Popolare, e 5 milioni invece sarebbero stati quelli distribuiti per la destra e il centro. Comunque la maggioranza la ottiene il Fronte Popolare, ma una volta al potere ci sono manifestazioni di giubilo, c'è un'esultanza nelle piazze, un'esultanza che porta quasi a sbeffeggiare, a irridere i caffè, i luoghi che erano frequentati appunto dai nobili, e tutto questo crea un clima altrettanto di paura, un clima di quasi di terrore solo per le manifestazioni di giubilo. E se andiamo a vedere meglio gli errori fondamentali che commette il Fronte Popolare successivamente, questi errori nel proseguo, ma quello che mi interessa è come viene, su quale humus si radica questa rivoluzione, qual è lo stato sociale della Spagna. Stefano Lucconi, ma questa Spagna non era molto distante, perché ha avuto anche l'invasione di Napoleone, qualcosa aveva assorbito dalla Francia. Il mondo, diciamo, la rivoluzione francese aveva un po' scardinato certi principi inderogabili che c'erano precedentemente. Quindi come mai arriva al XX secolo così disorganizzata e così incapace di creare qualcosa di importante? Se vogliamo adottare una prospettiva storica di ampio periodo, la Spagna aveva subito anche una forma di restaurazione tra le più autoritarie da parte dei Borbone. La Costituzione di Cadice viene cancellata, i movimenti liberali vengono repressi. Il dato rilevante alla vigilia della guerra civile, alla vigilia della vittoria del Fronte Popolare nel 1936, è quella di un immobilismo economico, non necessariamente medievale, ma sicuramente premoderno, un dato su tutti: oltre il 40% della terra coltivabile era nelle mani dell'aristocrazia fondiaria, estremamente legata al mondo del cattolicesimo. E io aggiungerei che c'è anche un problema in Spagna di cultura politica, un problema che è un retaggio molto probabilmente anche di quello scarso sviluppo nel campo dell'istruzione. Nel 1931 la Spagna diventa una repubblica democratica. Però la condivisione della democrazia è una condivisione meramente strumentale, nel senso che si è democratici quando la propria parte vince le elezioni. Non si è più democratici quando si viene sconfitti nella libera espressione del,
del voto. Il filmato accennava alla insurrezione anarchica del 1934, dopo la vittoria delle forze conservatrici nelle elezioni del 1933, precedentemente però, a seguito della vittoria dei repubblicani nel 1931, c'era stato un tentativo di colpo di Stato militare già nel 1932. Quindi il pregresso è quello di accettare la democrazia solo e soltanto quando serve a legittimare il proprio potere. Ma un altro aspetto da non trascurare a livello di cultura politica in Spagna è l'ampia diffusione dell'anarchismo. Abbiamo ricordato i socialisti, abbiamo ricordato i comunisti, i bolscevichi, ma la Spagna è forse l'unico paese europeo dove gli anarchici hanno il controllo delle poche associazioni costituite dai lavoratori. E quindi questo porta a una estremizzazione del confronto politico che diventa un vero e proprio scontro. Ma c'è anche, allora abbiamo uno scontro tra ideologia e religione anche. Chi sono interessati a, diciamo, demolire un governo democraticamente eletto? Ma il problema non è tanto della demolizione del governo democraticamente eletto, il problema è il timore delle riforme che questo governo democraticamente eletto nel 1936 può portare: la riforma agraria, la frantumazione dei latifondi, la trasformazione dei braccianti, dei salariati in piccoli proprietari avrebbe messo in crisi l'egemonia, il potere della oligarchia aristocratica, che si basava appunto sulla proprietà fondiaria. La Chiesa storicamente era schierata dalla parte dei grandi latifondisti, e la Chiesa diventa poi un bersaglio nel corso della guerra civile, ma non voglio anticipare quello che probabilmente affronteremo successivamente, proprio per questo retaggio di soprusi, di predominio che ha condannato alla marginalità la stragrande maggioranza del popolo spagnolo. Bene, allora passiamo al secondo contributo, che parla della situazione della Chiesa in Spagna e il grande potere. Ricordiamo che per lungo tempo il potere spagnolo è stato influenzato notevolmente da una Santa Inquisizione, che la Santa Inquisizione finisce praticamente all'inizio del secolo precedente, e quindi questo retaggio rimane anche a distanza di tempo ed è quello che il nuovo governo vorrebbe sradicare. La guerra di Spagna ha avuto tra i suoi principali nodi di conflitto il ruolo della Chiesa nella società, ma anche una dimensione religiosa che andava oltre la semplice contrapposizione tra clericalismo e anticlericalismo e si sottraeva agli schemi della lotta politica. Nella Spagna degli anni 30 la Chiesa è una grande forza di conservazione. Non segue la società nella sua evoluzione, ma vorrebbe mantenerla pietrificata nelle sue immobili gerarchie. Rifiuta la modernizzazione, l'urbanesimo, l'emancipazione delle classi subalterne, la loro libertà di scegliere e decidere del proprio destino. Ritiene il suo diritto a influire sulla condotta dei pubblici poteri. È una forza integralista incapace di accettare uno Stato indipendente dai condizionamenti religiosi. Il suo clericalismo produce un anticlericalismo altrettanto estremo. La Repubblica non si limita a laicizzare lo Stato, ma vuole annullare l'influenza della Chiesa. La priva delle sovvenzioni statali, le proibisce l'esercizio dell'istruzione e di ogni altra attività economica. Ostacola le manifestazioni pubbliche del culto. Franco volle allora presentarsi come difensore della Chiesa, come colui che le avrebbe restituito il prestigio e il ruolo che essa aveva occupato durante la monarchia. Per questo diede il nome di Crusada alla sua guerra, una guerra santa che richiamava le grandi imprese passate della Spagna cattolica. In nessun modo io credo che si possa parlare di crociata, perché effettivamente alla radice delle terribili tensioni sociali che alla fine sfociarono nella guerra civile, c'erano fortissime ingiustizie sociali di tipo strutturale. L'apparato clericale
si identificava con la destra e la destra era terribilmente ostile a qualsiasi cambiamento sociale. Un forte sentimento di ostilità anticlericale e antireligiosa è da tempo maturato in ampi settori delle masse popolari. Numerosi preti e religiosi sono massacrati dalla furia popolare, a volte in forme crudelissime. Il furore iconoclasta si scatena sugli oggetti del culto con la stessa violenza epurativa che si abbatte sui suoi ministri. Talvolta la profanazione delle chiese si estende alle tombe dei religiosi che vi sono custodite. I corpi dissepolti sono esibiti in pubblico, smembrati e dispersi tra le macerie delle chiese distrutte. È come se si volesse castigare la Chiesa per avere essa stessa distrutto la fede. Sono la reazione violenta al vuoto, al senso d'abbandono di una Chiesa matrigna e alla perdita di fiducia nelle sante immagini. Nella guerra civile si intersecano diversi conflitti storici della società spagnola. Tra questi vi è indubbiamente il conflitto religioso. Non si spiega altrimenti lo sterminio di tanti sacerdoti, religiosi, seminaristi, suore, durante i primi mesi della guerra. È un'ecatombe per la Chiesa cattolica, che non si capisce se si perde di vista il conflitto simbolico. Simbolico in relazione al potere che hanno i simboli di configurazione della coscienza e dell'identità. C'è un profondo conflitto religioso che riguarda non solo la classe operaia, che vede nella Chiesa un nemico che tradisce l'obbligo di essere fedele ai poveri, ma anche le classi medie. Nulla più della persecuzione subita dalla Chiesa in zona repubblicana ha alimentato lo spirito di crociata della Spagna franchista. L'aura di martirio, il fervore religioso di cui i militari erano privi, viene ora a nobilitare la loro sollevazione. La difesa della fede dà una forte motivazione alle masse cattoliche che si battono nelle file nazionaliste, tra cui si distinguono i requetés di Navarra, truppe d'assalto animate da un forte sentimento religioso. L'appoggio della Chiesa, che può indicare in Franco il suo salvatore, è incondizionato. Tutti i vescovi spagnoli, con due sole eccezioni, diffondono una lettera collettiva in cui si illustrano gli orrori della zona rossa, tacendo quelli della zona nazionalista, per giustificare il golpe militare. Il cardinale Isidro Gomà, primate di Spagna, scrive: «Se l'odierna contesa può apparire come una guerra puramente civile, nel fondo si deve riconoscere in essa uno spirito di vera crociata in soccorso della religione cattolica. Nelle chiese cattoliche di tutto il mondo si prega per Franco. Il sostegno internazionale del Vaticano alla sua causa sarà costante. Il giorno del suo trionfo il Papa Pio XII lo celebrerà felicitandosi con i figli direttissimi della Spagna cattolica per il dono della vittoria con cui Dio aveva voluto premiare il loro eroismo cristiano». La Chiesa, appoggiata in questo fortemente dal Vaticano, è a favore della sollevazione nazionalista ed è molto solidale con il regime di Franco. Dal suo punto di vista è evidente che sono in gioco i suoi interessi, perché la Repubblica ha eliminato il finanziamento statale alla Chiesa, la privata del monopolio dell'istruzione, ha introdotto il divorzio. Pertanto la Chiesa ha motivi più che sufficienti per preferire il regime promesso da Franco a quello della Repubblica. Questo spirito di solidarietà tra il regime e la Chiesa durerà quasi 20 anni. Tra gli anni 40 e gli anni 50, la Chiesa trarrà un grande profitto dal suo stretto legame con il regime. Di nuovo il controllo sull'istruzione, di nuovo il controllo sulla censura, di nuovo l'egemonia spirituale della nazione è nelle sue mani. C'è un recupero del monopolio religioso sulla società. Nel secolo XX in nessun paese cattolico la Chiesa si è vista assegnare il ruolo che essa ha avuto nella Spagna franchista. La stessa base ideologica del regime, un nazionalcattolicesimo fatto di intransigenza e nostalgia dell'antica grandezza spagnola, è fornita dalla Chiesa. Nei primi due decenni il regime si presenta come l'inveramento del più totale integralismo, come il più puro modello di Stato confessionale. Nessun insegnamento può per legge contraddire la dottrina della Chiesa. L'istruzione è per lo più impartita dagli ordini religiosi. La stampa cattolica, che controlla gran parte dell'informazione ed è l'unica esente da censura, impone la sua visione del mondo reazionaria e sessuofobica. Le associazioni cattoliche, tra cui emerge l'Opus Dei, sono l'ambito privilegiato di formazione e promozione della classe dirigente. La relazione tra il regime e la Chiesa sarà così intima che il dissenso cattolico, penetrato anche nelle gerarchie a partire dagli anni 60, riuscirà ad attenuarne la spietatezza e ad aprirlo ad alcune istanze di democrazia.
Il ruolo che Franco ha lasciato alla Chiesa stempera alquanto la natura totalitaria e fascista del suo regime. D'altro canto Franco era un militare che raggiunse e consolidò il suo potere essenzialmente per la via militare. Professore Enrico Acciai, un commento sulla situazione, appunto le origini importanti che una religione ha dato e che per diciamo questo conflitto motivato da problemi di latifondi e problemi religiosi. Sì, il tema della religiosa è naturalmente centrale per capire quello che succede nella storia, diciamo, del Novecento spagnolo, non solo della guerra civile o della dittatura franchista. E il grande tema, il grande diciamo elemento che funge un po' anche da miccia per quello che poi sarà l'insurrezione armata dell'estate del 36, è il fatto che una parte della società non accetta il processo di laicizzazione che viene introdotto all'indomani dell'introduzione dell'istituzione della Seconda Repubblica Spagnola nell'aprile del 1931. Lì sta veramente il nesso. C'è naturalmente una tradizione lunga di, appunto, come si ricordava anche nel video, diciamo una presenza ingombrante della Chiesa in Spagna, a cui si oppone una tradizione lunga di anticlericalismo. Un anticlericalismo che era, diciamo, che vedeva la sua versione più radicale nelle azioni del movimento anarchico. Prima abbiamo visto delle immagini che ci rimandavano, no, anche alle violenze contro il clero che vengono, che si registrano dietro le linee repubblicane una volta scoppiata la guerra civile spagnola, però sono fenomeni che si sono già ripetuti nella storia spagnola tra 8 e 900. Nel 1909 c'è un'insurrezione a Barcellona che passerà al nome come settimana tragica, in cui si dà sostanzialmente assalto a conventi e chiese, dando vita a una vera e propria furia iconoclasta. Beh, questo è qualcosa che c'è nella società spagnola, che negli anni della Seconda Repubblica, quindi tra il 31 e il 36, viene esacerbato, perché c'è questo processo di radicale laicizzazione della società che viene portato avanti dai primi governi repubblicani. Istituzione del divorzio, togliere l'insegnamento dalle mani delle istituzioni cattoliche e darle finalmente in mano allo Stato. Le prime vittime della violenza franchista all'indomani dello scoppio della guerra civile spagnola non a caso saranno i maestri repubblicani, perché i maestri repubblicani venivano visti, questa figura che viene istituita, che viene rafforzata durante la Seconda Repubblica, vengono visti come un pericolo per quella parte della società che si identifica con la Chiesa Cattolica. Quindi durante gli anni della Seconda Repubblica non si riesce a risolvere, a ricompattare questa profonda divisione di cui è protagonista questa profonda divisione che vive la società spagnola. All'interno di questo quadro la questione agraria è centrale, perché appunto si ricordava, no, come la Spagna fosse un paese sostanzialmente arretrato. In realtà è un paese arretrato non in tutte le sue parti, va detto, perché ci sono alcune aree della Spagna in cui l'industrializzazione nel corso dell'Ottocento si era affermata e con successo. Pensiamo all'area catalana, trainata dalle industrie del cotone di Barcellona, pensiamo alle industrie dei Paesi Baschi, pensiamo al comparto minerario delle Asturie. Detto ciò, c'era una grande parte del paese che viveva in condizioni miserabili, e questa grande parte del paese identificava con la Chiesa Cattolica, con il clero, i responsabili delle proprie miserie. E questo conflitto che già c'era, questa divisione che già c'era all'interno della società spagnola, non si ricompone, non c'è il modo di ricomporlo durante gli anni della Seconda Repubblica, tra il 31 e il 36. Quindi si arriva alla drammatica estate del 36, in cui una parte dell'esercito
organizza un'insurrezione militare contro il legittimo governo repubblicano. Bene, grazie. Allora passiamo in pubblicità e poi proseguiamo sull'argomento. A tra poco.